Siamo sempre qui al Megarello con Andrea Di Mauro, autore di due gol ma di una prestazione a nostro giudizio superlativa. Andrea, innanzitutto partiamo dalla partita, non si era messa benissimo, le condizioni climatiche non aiutavano. Purtroppo abbiamo iniziato un po' male, mister Bianco è entrato in campo più deciso, ha avuto la fortuna e la bravura di fare sto gol che ci ha messo un po' di difficoltà, poi anche il campo bagnato non ci ha aiutato molto. Siamo stati fortunati a prendere subito il pareggio perché la partita si era messa in salita, quindi bravi noi. Bene, bene. Complimenti soprattutto per il primo gol, hai seguito con molta attenzione tutta l'azione, una bella azione. Ti volevo chiedere l'ultima cosa, sei abituato anche a giocare in categorie superiori, hai scelto questa scommessa del Megara quest'anno. Dopo questo inizio di campionato, come vedi il proseguio per questa squadra? Dove può arrivare? Beh, il Megara può arrivare in fondo al campionato perché abbiamo una squadra competitiva per vincere, però ogni partita sappiamo che sarà una battaglia per vincere la guerra finale, però purtroppo il campionato è duro e tosto rispetto alle categorie superiori, c'è da lottare abbastanza, non è semplice. Ancora qui dal Megarello di Contrada Bengiovanni e abbiamo finito, io, Giuseppe Di Mare e Andrea Di Mauro, autore di una doppietta oggi, vi salutano, salutiamo gli amici di Rassegna Metropolitana, a giovedì per la prima puntata in diretta di A Tutto Megara. Buonasera a tutti. Buonasera.